Consiglio veloce, consiglio un'assemblea. No, sono contento innanzitutto che abbiamo addolcito molto, diciamo, il consiglio, perché come avete letto anche dal comunicato, un'assemblea è stata importante, ma soprattutto per continuare questo ciclo che da 2 anni si è ritrapeso in un modo molto molto positivo. C'è una bella presenza femminile, questa è una bella notizia a cui ci tengo. Potrebbe essere scontato magari per altri, invece avere 3 professioniste di ottimo valore, soprattutto 3 donne, era quello che io tenevo in questo bel consiglio nuovo. Le cariche un po' le avete viste, avete letto, niente di particolarmente nuovo, nel senso che poi si continua, quando c'è un bel gruppo che ha riaperto un bel ciclo, io sono sempre dell'opinione di non cambiare, compreso la mia posizione. Io sono il patrono, sono un po' tutto, però c'è un presidente che ha lavorato bene, un presidente operativo, quindi è giusto che si continui così. Sotto la mia stretta sorveglianza, sono un po' di tutto, c'è un bel consiglio. Abbiamo avuto la conferma, ma vabbè, era già confermato, ma abbiamo riscritto oggi del direttore sportivo Pradè, che forse non avevamo ancora capito, ma è qualche mese che è stato riconfermato, però era giusto sottolinearlo anche oggi. E niente, particolare proprio niente. Mi ricordi un po'? Team manager, sa. Una quota rosa anche, forse è la prima volta nel calcio che c'è una donna come team manager. Eh sì, questa è una novità ponderata, non è casuale, quindi poi avremo modo di parlarne anche quest'estate, il ritiro, vedrete, sarà un'altra cosa molto molto interessante. Sentimi, posso fare domanda? Subito mi fai la domanda? No, non volevo interrompere. No, prego. Volevo chiedere, una è questa, nel comunicato non si parla della figura di Guerini, volevo capire se non c'è, è stato riconfermato come certo, sì. Guerino è lo staff tecnico, è lo staff tecnico di Montella, quindi poi, ripeto, quando reinizierà anche il ritiro, avremo modo di parlare tutti, sì, siccome Guerini è parte della famiglia, lo è stato anche in momenti difficili, c'è stato vicino ed è stato molto importante. Anche in momenti personalmente difficili, anche da parte mia, delicati, non difficili, che voi ben ricordate di qualche anno fa, quindi io lo ritengo uno stretto collaboratore della Fiorentina. Presidente? Poi invece volevo chiedere sul nuovo stadio, perché poi è venuto fuori questo contenzioso che la Fiorentina ha con il comune o viceversa, ma comunque di 150.000 euro. Questo è un freno? Come pensate? Questa è una cosa che ci chiede, guarda, in questo mese. È un mese importante che poi ci dovremo ufficialmente incontrare con il nuovo sindaco proprio per parlare del nuovo stadio. Questo mese? Entro luglio dovremo proprio confrontarci in un modo ufficiale, quindi ve lo dico anche questa sera. E poi chiariremo anche questa cosa che è rimasta un po' sorpresa da qualche anno. Immagino si sia parlato anche un po' di mercato, volevo capire in relazione alla situazione di Quadrado, la Fiorentina al momento come si pone e soprattutto se accetterebbe, se ascolta comunque eventuali offerte che arrivano per il giocatore. La situazione di Quadrado, per chi mi conosce sa come ho gestito in passato tante altre situazioni come queste, perché sembra che ogni anno ne abbiamo sempre una. Quello che vi posso promettere, che posso promettere a tutti, è che farò il possibile. È un caso difficile, non nascondo, sono il primo a non nasconderlo, è un caso difficile, però l'esperienza che abbiamo mi fa pensare, insomma, che posso anche gestirlo in un modo, insomma, per cercare di trattenerlo a Firenze, è il mio primo obiettivo. È un caso molto particolare, perché poi ogni giorno partita, questa visibilità mondiale non ci sta certo aiutando, però farò personalmente il possibile per trattenerlo a Firenze. Ma è stata stabilita una cifra? Non ci sono cifre, non si è parlato con nessuno, non si sta a sentire ancora nessuno, quindi poi il mercato non è neanche iniziato. Adesso no, noi abbiamo una rosa molto importante, abbiamo tanti giocatori di altissimo livello, alcuni non rientrano nei piani di Montella, e quindi ci sarà sicuramente da sfoltire un po' la rosa, perché se non sbaglio abbiamo più di 40 giocatori, forse 40, addirittura 45. Abbiamo tanti giovani in gamba che serviranno anche i primi giorni di ritiro, c'è ancora una settimana, quello starà un po' a Montella, capire insieme a noi e al direttore sportivo. Quindi la stagione è lunga, dobbiamo arrivare a Moena. Sì, il vantaggio di quest'anno è che innanzitutto abbiamo le due punte di diamante, che è Gomez e Rossi, la
la certezza di averli, quindi saranno motivati l'uno o l'altro per ovvi motivi, e quindi averli a Moena già carichi e pronti insieme a tutti gli altri mi dà un grande ottimismo. Poi, come ben sapete, il mercato è lungo. La Fiorentina ha solo bisogno, oltre a sfoltire un po' la rosa, perché ne siamo veramente tanti, purtroppo, perché poi ci sono tanti bravi, quindi certe volte è anche un problema positivo, però è un problema averne così tanti. Quando si ha qualche ritocco, io l'ho sempre detto, con 2 o 3 ritocchi questa squadra è super. Presidente, le volevo chiedere, visto che la Fiorentina dà un grande segnale stasera, è la prima ad avere alcune figure femminili nel CBA come team manager, le chiedo un momento sul calcio italiano, una sua riflessione, visto che si è dimesso il presidente federale Abete, tra l'altro una figura a cui la famiglia Della Valle è anche legata. Che idea si è fatta sull'eliminazione della nazionale e sul futuro del calcio italiano? Mi dispiace per Abete perché è un professionista serio, da tanti anni che ha dato tanto al calcio italiano, conoscendolo è una persona molto seria, come lo è Prandelli. Però quando si fallisce un progetto così, in un modo così forte, credo che sia stato anche doveroso e anche da rispettare per quello che ha fatto Abete, se non ha avuto anche il coraggio di farlo. Beh sì, non è un bel momento, non è un gran bel momento uscire al primo turno, però d'altronde errori se ne fanno, li facciamo tutti. Quando fai degli errori, certe volte quando rispondi a una nazione, o rispondi a una città sola o a una dirigenza, l'errore è ancora più eclatante, quindi se ne sono assunti le loro responsabilità. Questo se solo dà gli atto, no? Quando si paga, quando si sbaglia bisogna pagare. Sono le ricascosi sul rinnovo di Pizzarro e di Pizzarro? Tra l'altro noi abbiamo già dei rinnovi fatti, che sono, poi vedremo nei prossimi giorni, che sono quelli di Borcavalero e di Rodriguez. Pizzarro credo che appena torna dalle vacanze, è la prima cosa, il primo obiettivo, di sedersi a un tavolo. Sono convinto che se Montella lo vuole, noi lo vogliamo, ma anche il giocatore, che tranquillamente un altro anno rimarrà ancora con noi. Mi siete detti che sarà una Fiorentina da Champions per l'anno prossimo? Questa parola. Quando c'era il 4° posto la Champions era sempre lì, no? Noi siamo sempre lì, 3°, 4°. Allora la Fiorentina è competitiva, lo sarà ancora di più, con un paio di innesti, e loro, i nostri direttori sportivi sono bravi, sono stati bravi questi anni a riaprire un ciclo importante. Poi il nostro obiettivo è sempre quello, tra le prime 6, poi vediamo un po' il mercato, però non nasconde che dobbiamo rimanere sempre in queste posizioni qui. Anche se è sempre difficile, perché poi non tutti gli anni ti può capitare il Milan che magari fallisce la stagione o l'Inter. Però essere ritornato sempre, soprattutto non fare neanche preliminari di UEFA, è stato un grande obiettivo. Poi un'altra parola, adesso oggi è un momento anche triste, perché morte di questo ragazzo in privato, noi purtroppo coinvolti indirettamente, anche noi come città, come tifoseria, come tutti, la ricordiamo quella serata, nessuno vorremmo ricordare, ci vogliamo dimenticare tutti di quella serata. Evidentemente bisogna, siamo molto vicini alla famiglia, in un momento veramente brutto, anche quello per il calcio. Però dobbiamo anche un attimino, lo so che adesso tutti, da questi giorni, sembra quasi un po'. No, quello che mi dispiace è aver letto qualche giornale che adesso il fallimento della nazionale, guarda caso, sembra che ritorni sopra a noi presidenti che gestiamo le squadre. Questo io credo che non sia assolutamente vero. Anche noi abbiamo i nostri problemi, dovremmo parlarci tutti un po' di più, confrontarci, forse da queste cose, da questi drammi, da queste tragedie, dovremmo riflettere e capire cosa fare. Però che la mancanza di vivai, cosa che poi tante società come mie non è vero, ma per tutto questo adesso, come hanno detto alcuni, sembra quasi che poi ritorni sempre sul calcio italiano, mi sembra un po' eccessivo, no? Fin dei conti sono 3 partite che sono state 2 partite giocate male, e poi dopo l'Inghilterra bisogna essere tutti e avere un po' più di coerenza, no? Cioè, dopo l'Inghilterra c'era Super Mario, adesso il Super Mario è diventata la colpa di questa eliminazione, cioè bisognerebbe essere un po' più equilibrati. Lui ha avuto le sue colpe, è vero, Prandelli ha puntato tutto su di lui e magari anche Prandelli ha sbagliato, però onestamente dare a questo ragazzo tutte le colpe dell'eliminazione dell'Italia onestamente mi sembra un po' eccessivo, no? Poi, ripeto, adesso pensiamo un po' alla Fiorentina, che cosa veramente possiamo costruire ancora di più ambizioso per la nostra città. Aspetta.
l'entusiasmo ce n'è, l'euforia c'è, la voglia ne abbiamo tutti ancora tanta, io in primis, quindi c'è soltanto da sperare. Ma questo è imminente. Gli acquisti non ti posso dire. Ti posso dire adesso. Si avvicina. È venuto anche Gianni, lui come membro esterno, però invitato permanente, sarà sempre partecipe anche ai nostri consigli, perché anche Gianni è una persona che ha un po' la storia della Florenza Viola, quindi una persona di grande spessore che è anche lui una famiglia della Fiorentina. Poi tutto il resto, la prossima settimana, settimana prossima si ricomincia, quindi le vacanze stanno, queste lunghe vacanze stanno per finire. L'ultimo abbraccio lo deve, me lo sento di dare alla famiglia di questo ragazzo di questa mia. Quello siamo tutti vicini. Grazie mille. Grazie. Grazie.